Buongiorno cari amici, oggi è il 16 febbraio 2018 e questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Napoli, corruzione e finanziamento illecito, indagato Passariello, candidato del centrodestra alla Camera. Il consigliere regionale, candidato nel collegio uninominale di Napoli, Ponticelli, è tra gli uomini più vicini a Giorgia Meloni, nel napoletano, è stato perquisito stamane dagli agenti della SCOI e della squadra mobile. Non mi è stata contestata nessuna condotta diretta che si ipotizzi antigiuridica, fa sapere comunque il personaggio. Determinante un'inchiesta di Fanpage, la testata web che nel 2016 filmò le monetine regalate fuori dai seggi delle primarie PD, i cui cronisti sono finiti nel registro degli indagati. Elezioni 2018, altri due massoni candidati tra i 5 Stelle. Il Movimento dice sono fuori, valutiamo richiesta danni. Si tratta di Pietro Landi, candidato nel collegio uninominale della Camera a Lucca, che sarebbe in sonno dal 5 febbraio, insomma. L'altro è Bruno Azzerboni, candidato in Calabria. Con loro sarà 3 il numero degli appartenenti alla massoneria, candidati dai 5 Stelle, dopo il caso di Cateno Vidiello in corsa a Napoli. Una polemica quella sull'appartenenza alle logge dei propri iscritti che il PD ha affrontato nel 2010, quando aperto ai grembiuli a patto che la loggia non sia segreta. Pamela Mastropietro, tutti i dubbi sulla morte della 18enne, il momento e le cause del decesso e l'ipotesi di violenza sessuale. Sono ancora molti i buchi neri sugli ultimi minuti di vita della 18enne romana, il cui corpo, fatto a pezzi, è stato ritrovato in due trolley abbandonati il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza. Le diverse domande non hanno ancora trovato risposta, comunque, eppure qualcosa in più c'è, a cominciare dalle tracce di liquido seminale e di saliva sul seno che sarebbero state trovate sui resti del corpo. Florida, Trump dice affrontare la questione della salute mentale per rendere sicure le scuole e non risponde sulle armi. Presidente parla alla nazione dopo la strage di una scuola di Parkland compiuta da un 19enne che si è scoperto essere membro di una milizia di nazionalisti bianchi. Non risponde alle domande sulle armi, questioni su cui interviene invece l'ex presidente Barack Obama, che invoca le tanto agognate leggi di buonsenso che la maggior parte degli americani vogliono. Tavolo per Roma, Calenda dice finisce qui, arroganza e incompetenza della sindaca. Raggi dice un bluff preelettorale, prese in giro. L'obiettivo del tavolo era riversare sulla capitale investimenti per 3 miliardi di euro, divenuti 2 nel corso delle settimane. Oggi la rottura forse definitiva dopo una lettera del ministro a Il Messaggero e la risposta della prima cittadina, sorpresa per il nuovo dimezzamento delle risorse. Le associazioni di categoria Alfatto.it hanno detto 5 mesi di reciproche strumentalizzazioni a fini politici. La campagna elettorale ha fatto il resto. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.